Abbiamo l'ambizione, avendo a Trieste il fior fior degli scienziati, dei ricercatori d'Italia, non solo d'Italia, anche a livello mondiale, a livello scientifico, riconoscono Trieste più che per il castello di Miramare, per gli studi scientifici. E quindi sfruttiamo queste eccellenze che ci viene riconosciuta e andiamo a portare avanti un progetto, che è un progetto molto importante, che segue all'accordo che facemmo con il Presidente Federica e sottoscritto con la SNAM, dove questa grossa azienda per la gestione pubblica andrà a fare appunto investimenti nel campo dell'idrogeno, visto che è un colosso dell'energia, e andare a creare un incubatore di aziende che vanno a appunto sviluppare tutte le tecnologie legate alla scienza dell'idrogeno. La mobilità che diventa sostenibile, queste 522 auto elettriche negli enti pubblici, un bando importante. Beh, è un progetto che ho fortemente voluto, come sostenuto l'ambiente energia, l'area di ricerca ha fatto il lavoro scientifico e noi abbiamo finanziato. E abbiamo fatto sì che tutti gli enti, Regione compresa, ma anche l'ARPA, penso ai quattro comuni capoluogo inizialmente, poi accadute anche tutti gli altri, aziende sanitarie e quant'altro, possono dare buon esempio, perché è inutile predicare bene e razzolare male con macchine obsolete di 20-30 anni, super inquinanti. E quindi andremo a sostituire 800 vecchie macchine in dotazione al pubblico con macchine elettriche che nel frattempo hanno avuto in questi anni un'evoluzione notevole e anche un costo inferiore rispetto al mercato precedente.